Sono Chiara Salvocchi, Arezzo TV. Posso chiederti il primo pensiero tornato da Arezzo? Felicissima di essere tornata a casa, tutto qua. Hai abbracciato il figlio? Certo, sicuramente, sì, infatti ci siamo incontrati a Binari in forma privata, ovviamente. Ecco, cosa l'ha spinta, insomma, a fare... Volevo un attimo di stare, ecco, per conto mio, proprio per conto mio, tutto qua. Cosa ha pensato in quei 20 giorni? Sono stata nei miei pensieri, proprio con me stessa, perché era quello che volevo stare proprio con me stessa, tutto qua. Quante volte ha pensato di tornare o di non tornare, di restare? No, ci sono stati dei momenti perché i momenti duri ci sono stati, ovviamente, però infatti la cosa più difficile era non poter chiamarli, ma non perché, ecco, mi ero imposta proprio questa cosa, di prendermi un periodo per me. Quel telefono è stato buttato via, insomma, i primi giorni? L'ho buttato subito, l'ho buttato via subito io, cioè, da me, quindi, perché appunto volevo staccare da tutti, tutto qua. Ora sono felice di essere tornata e ora però vorrei tornare veramente alla mia vita privata e stare con i miei ragazzi e la mia famiglia, basta. Ma si era resa conto di tutto quello che stava succedendo qua? All'inizio no, poi dopo ovviamente gli ultimi giorni sì, ma appena mi sono resa conto che la cosa veramente stava diventando troppo troppo enorme, mi sono rivolta io tranquillamente alla procura. Quindi. Cosa l'ha spinta a presentarsi a quel commissariato? Perché vedevo che la cosa stava, insomma, diventando troppo 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 grande, inoltre sarebbero state coinvolte persone che non ci trovavano assolutamente nulla, perché ovviamente non trovandomi, insomma, pensavano il peggio, e allora no, non potevo far coinvolgere persone, ripeto, che no, non mi hanno fatto assolutamente niente, anzi, è stata una persona più che corretta, educata, gentile, disponibile, e quindi non era giusto, insomma. Non... Sta parlando di Teddy? Sì, è una persona, ecco, più che corretta. Più che corretta, semplicemente un'amicizia e basta, niente di che. Perché Napoli? Perché c'è il mare e io non avevo mai visto il sud e volevo vedere il sud e l'ho visto. E tutto qua. L'immagine ribelle è l'immagine, insomma, che abbiamo visto tante volte in questi ultimi giorni. Ribelle, ma da cosa è scappata? Ribelle era proprio legata a questa cosa, perché io... Cioè io volevo scappare da un periodo di stress mio personale e appunto siccome ho un carattere ribelle ho messo quella foto lì apposta, tutto qua. Tante donne i primi giorni forse si sono riconosciute nella sua storia, una storia, un bisogno di evasione forse. Sì, proprio per staccare, ma credo che infatti in questi giorni tante donne mi hanno detto giù a Napoli che molte avrebbero, cioè vorrebbero fare quello che ho avuto il coraggio di fare io, perché... Sembra una cosa dettata così da un momento di follia, di pazzia, ma non è. Ci vuole coraggio a fare una scelta del genere, molto coraggio. Bisogna essere molto forti. Io ho fatto tutto con lucidità e con volontà, quindi... Cioè ci vuole... Bisogna essere determinati, ecco. Io ero determinata, in quel periodo era l'unica cosa che sentivo. Non perché non volessi bene a loro, ci mancherebbe, perché sono la mia vita. Però in quel momento io volevo veramente stare con me stessa. Era questo. Pesava. Dovevo prendermi del tempo per me. Io dovevo stare con le mie cose, ovviamente sono cose mie private, quindi no. E dovevo prendermi del tempo proprio per riflettere. Dico, vado appunto, scelgo il mare perché amo il mare. Ho passato le giornate sui scogli a sedere tranquillamente, in solitudine, perché tutti questi giorni, ripeto e lo ribadisco, io sono stata sola. Quindi no, ho visto la città in lungo e in largo e stavo appunto, mi mettevo lì, in riva al mare con il Vesuvio davanti e stavo lì. Nei miei pensieri pensavo e niente. Poi è stato difficile stare lontano dai figli? Loro tanto. Quante volte le ha pensate? Quello sempre, no. Stare di... Troppo forte questa necessità di dover staccare.
Sì, era in quel momento era più forte il periodo di, il momento di staccare. Ovviamente negli ultimi giorni invece è stato il contrario, non vedevo l'ora appunto di tornare, perché io non è che volevo stare via vita. Sei pentita o è ancora convinta di quello che ha fatto? No, io sono convintissima. Io tutto quello che faccio sono convinta, sono una persona molto determinata e se faccio una cosa perché sono convinta, altrimenti non la faccio. Quando è partita aveva intenzione di tornare o di staccare, di restare? No, io ero intenzionata, a voglia, non è che abbandono figli e genitori, ci mancherebbe altro, insomma. E tutto qua, quindi proprio volevo, ecco, però ora veramente voglio tornare alla mia vita privata, quindi spero che insomma si spengano telecamere da tutte le parti, insomma. Cosa pensi oggi? Sono felice che l'ho rivista dopo questi 20 giorni, tutto qui. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie.